Ciao ragazzi, benvenuti su Gatsby Drums. Nel video di oggi, come avete potuto leggere dal titolo, dalla copertina e tutto quanto, voglio parlare di rullanti. Infatti, come potete vedere, sono qui insieme alla DS Drum Venom, ma manca un pezzo. Se guardate qui, non c'è un rullante, perché i rullanti, non so se li sentite, perché ci sono mille cordiere che stanno suonando. Qui ne ho quattro, tutti dello stesso colore, ma tutti di tipologie diverse. 1, 2, 3... E 4, anche questo bel bombolone enorme qua, perché oggi vi voglio parlare di rullanti. Ti tengo in mano se stai zitto, togliamo la cordiera prima, va? Oggi voglio parlarvi di rullanti, voglio parlarvi dei 4 rullanti, delle 4 tipologie di rullante che sono presenti per quanto riguarda Venom di DS Drum. Sono tutti rullanti in maple, quindi in acero, e sono di 4 tipologie diverse. Abbiamo 14x8, 14x6,5, 14x5,5 e 13x6. Ragazzi, questo video è un video da vedere, ma ve lo dico veramente, perché vi spoilerò già subito che... Posiamo il rullante, così ve lo dico. Uno di questi rullanti ve lo regalerò, e il rullante che regalerò lo deciderete voi scrivendolo nei commenti. Il rullante con più commenti, diciamo, il rullante più deciso nei commenti, ve lo regalerò a Natale. Quindi mi raccomando, guardate bene tutto il video e commentate qual è il rullante che vi piace di più, così poi ve lo regalo. Molto 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 semplice. Tra l'altro vi dico già di iscrivervi al canale, perché tanto poi nel giveaway che faremo sarà importante iscrivervi al canale. Quindi nel dubbio iscrivetevi al canale e poi commentate il video con quale di questi rullanti vi piace di più, perché potrebbe tra poco essere a casa vostra. Quindi andiamo subito a provarli. Oggi non voglio dire troppo la mia, nel senso voglio farveli ascoltare, ma voglio essere abbastanza, tra virgolette, imparziale. Ve ne parlo e basta, perché almeno avete la possibilità di decidere senza essere guidati da me, diciamo così, perché sennò se incomincio a parlare e dire questo è quello che mi piace di più di tutti, nei commenti c'è quello lì. Quindi voglio siate voi a dirmi qual è quello che vi piace di più come suono. Quindi andiamo alla batteria, così ve li faccio sentire subito. Sigla! Quindi eccoci qua con il primo rullante. Come primo rullante voglio andare a provare quello che in realtà avete già visto in alcuni video, perché ho già fatto dei video su questa DS Drum Venom che vi lascio qui sotto in descrizione. Ho già fatto un video sulle aste, che potrebbe sembrare molto sottovalutato come video, ma vi consiglio di andare a vedere perché l'hardware DS Drum è pazzesco. Questo è il rullante, anche l'altro lo trovate qui sotto in descrizione. Questo è il rullante 14x6,5. Ovviamente già lo conoscete, ma ve lo voglio far sentire. Facciamo così: ogni rullante ve lo faccio sentire sia senza sia con la cordiera, e ve li suono un po'. Non ho messo il microfono a rullante, ragazzi, mettiamolo subito magari. Ecco fatto, per fortuna che me ne sono accorto, perché altrimenti il video non sarebbe servito a nulla. Rullante senza cordiera, vi faccio sentire appunto un po' di batteria completa e un po' di rullante, microfono sopra e microfono sotto, da soli. Adesso andiamo a inserire la cordiera e poi ve lo faccio sentire, lo commentiamo un po', ma non troppo, perché sennò vado a indirizzarvi troppo per il commento per vincere il rullante. Quindi sicuramente questo è un rullante versatile, questo è sicuro, che può andare bene per il pop, per il rock, magari per il funk meno, perché è un po' profondino, diciamo. Però
ha molta potenza, sicuramente, un gran volume e secondo me per le accordature medie, medio-basse è perfetto. Volendo si può tirare anche un pochettino di più per spingere un po' più zdeng-zdeng, ma secondo me funziona bene a questa accordatura. Ovviamente non ci sono sordine, non c'è nulla. Passiamo a quello dopo. Sono curioso di vedere i suoni di questi rullanti perché secondo me sono tutti molto diversi ma tutti molto carini. Lo monto e arrivo. Ho preso il 14x5,5 cordiera come l'altro, tra l'altro non ve l'ho detto, di questa qui splittata 10 più fili, 10 fili più 10 fili. Monto, gli do una cordatina e lo proviamo. Mettiamo la cordiera. Ragazzi, questo è molto bello, ma è molto bello in generale, non assolutamente per me, no, a parte gli scherzi. Questo è un rullante con cui si può fare veramente tutto, perché è molto versatile, quindi se lo tiriamo su abbiamo il suono fanchettuso. Infatti, alla fine, secondo me, il suono di un rullante ti porta a suonare qualcosa. Prima ho suonato con l'altro, il 6,5, e sono partito subito più rock. Qui sono partito subito più sciaffoleggiante, perché è un suono secco, non l'ho tirato altissimo. È un po' più acuto, ma a me non piacciono i suoni zdeng-zdeng, come sapete, e però mi è subito venuto da fare perché è proprio, ti porta proprio lì, almeno secondo me, quindi in studio questo secondo me è un ottimo rullante, live è un ottimo rullante, e passiamo a quello dopo, perché altrimenti rischio di portarvi troppo da una parte, anche se in realtà a me i 6,5, se fate rock ragazzi, 6,5 è una bomba, però se siete batteristi versatili questo non è male. Proviamo il panettone. Questo è veramente un, in piemontese questo è un magadan, ma in italiano è un, come si, non esiste una traduzione di magadan. Vabbè, lo monto, lo accordo e ci troviamo dopo. Chi mi conosce sa quanto mi piacciono questi suoni senza rimshot, poi dopo ve lo accordo anche un po' più alto, ma sentite. Questo è come mi è arrivato, ragazzi, questo è come mi è arrivato. Suonato senza rimshot, ovviamente, ma il suono è veramente molto bello. Mamma mia, che bomba, che bomba! Basta, non sarò di parte, però questo suono, raga, mi piace un sacco. Vado a tirarvelo un po', così faccio la prova come gli altri, va? Allora, questo sicuramente come suonabilità
potrebbe essere un pochettino più difficilotto rispetto agli altri due perché suona un po' più da timpano, diciamo, come profondità anche, quindi la sensibilità non è identica agli altri due, gli altri due sono, hanno un pochettino più di sensibilità proprio come suono e quindi la sensazione è quella di suonare una pelle un po' più morbida. Proviamo a tirare la cordiera, cordiera che non ho tirato tantissimissimo, secondo me qua ha senso lasciare la cordiera un filino più morbida. Anche un filino più morbido ancora. Molto divertente, questo è un ondulante molto divertente, per quanto mi riguarda io penso sia il secondo ondulante perfetto, nel senso il ondulante che mi può dare delle soddisfazioni utilizzato come secondo ondulante. Come primo ondulante forse sarebbe un po' troppo, a meno che io non abbia bisogno di un suono di ondulante molto bassoso, in quel caso lo posso utilizzare anche come primo ondulante, ma per quanto mi riguarda il secondo ondulante perfetto per me è questo, utilizzato nella prima maniera. Questo io lo vorrei tantissimo per utilizzarlo in questo modo qua. Come avete sentito prima, secondo me il suono perfetto, proprio dove tira fuori tutto il meglio di sé, è bacchetta al contrario, senza rimshot e panettone. Accordato in questo modo qua, però comunque rende, non posso dire nulla. Ovviamente un suono particolare diverso dagli altri. Cordiera, mentre tolgo il microfono per poi mettere l'altro ondulante, ho lasciato il 13 per ultimo perché teoricamente è quello più particolare di tutti. La cordiera di questo ondulante qua è una cordiera, ah, sempre uguale. Allora è l'altro che ha la cordiera diversa, questo è sempre split 10 fili e lo metto qui. L'altro ondulante invece, che è questo 13x6, ha la cordiera 22 fili, non split, sempre cordiere drum sound, ovviamente tutte le cordiere di questi ondulanti sono drum sound, stessa cosa come al solito, questo è un po' più piccolino quindi devo tirare il reggi ondulante, accordo e ve lo faccio sentire. 13 pollici che è un ondulante molto utilizzato anche da batteristi principalmente metal, ad esempio Jay Jordison utilizzava un 13 pollici o altri batteristi in realtà principalmente metal utilizzano un ondulante 13 pollici o utilizzavano, perché questo ondulante buca tanto in mezzo al mix, buca tanto significa che ha una frequenza particolare che proprio ti entra nel cervello. Vi faccio sentire senza concordiera e poi vi dico una mia considerazione su questo 13x6. Mettiamo la cordiera! Sentite come buca, quello che vi dicevo prima, cioè ha tantissimo attacco questo 13 ed è abbastanza acuto, ma la particolarità secondo me del 13
è il fatto che le ghost non sono così acute. Questo qua può funzionare sicuramente molto bene come secondo rullante anche, ma al contrario di quello di prima. Se prima era un secondo rullante, quello da 14x18 rullante grosso, questo qua invece è, farebbe da rullantino, che non è un rullante da 10 pollici ting ting ting, ma un rullante comunque che dia molto attacco per magari alcune parti di canzoni o alcune canzoni in cui abbiamo bisogno di questa spinta in più da rullante. Quindi ragazzi, con questo io la finisco qua, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, adesso dovete, allora adesso devo togliere tutte le cordiere che ho attive, perché mentre parlo io non le sopporto, non le... belli questi rullanti sono bellissimi, ma tutte queste cordiere io non ce la faccio. Molto importante, mi raccomando, commentate qui sotto qual è il rullante che vi è piaciuto di più. Mi raccomando, iscrivetevi, perché poi quando andremo a fare il giveaway una condizione fondamentale sarà quella di iscriversi al canale. Quindi iscrivetevi, mi raccomando, fatemi sapere allora qual è stato il rullante che vi è piaciuto di più, qual è il rullante che vorreste vincere, che vorreste portarvi a casa. Mi sento un po' mastrota questa volta, però è così, qual è il rullante che vorreste portarvi a casa. E vi chiederei di dirmi anche il perché vi piace, cos'è quella cosa che vi è piaciuta di più di quel rullante rispetto ad altri. Quindi questo è, ragazzi, io voglio ringraziare tantissimo DS Drum per avermi mandato questi rullanti, non mi veniva la parola rullanti. Grazie mille DS Drum, grazie mille Luca Di Orsola, che appunto mi dà sempre un po' di indicazioni anche sulle varie cose, come sono fatti, come suonano meglio, eccetera eccetera. Quindi grazie mille Luca e basta. Io vi ricordo che ho la scuola online, la trovate qui sotto in descrizione, se vi piace come spiego un po' tutto trovate i miei corsi, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!